questa sarà una crisi energetica di lungo periodo, non brevissimo, perché le condizioni perché ci sia un rientro dei prezzi del gas e dell'energia elettrica a livelli più bassi non ci sono, non si intravedono all'orizzonte. Ci sarebbe bisogno di interventi sia a livello comunitario, quindi di Unione Europea, sia a livello nazionale, ma la crisi internazionale, il momento geopolitico internazionale fa sì che anche questi interventi, qualora fossero messi in campo, avranno degli effetti certamente di calmierare i prezzi, ma non risolvono la questione fondamentale delle scelte energetiche dei paesi a livello globale, che saranno sempre più interdipendenti e saranno sempre di più legate all'utilizzo e al consumo di metano, perché anche nella fase di transizione energetica verso l'impronta zero da un punto di vista carbonico, ma richiederà comunque un passaggio fondamentale che riguarda per l'appunto il metano e l'utilizzo del metano. Quindi questo è un aspetto molto molto importante che riguarda ovviamente le fonti di approvvigionamento, quindi investire in nuove infrastrutture che possano aumentare l'offerta di gas ai paesi occidentali, vuol dire anche fare investimenti su nuove infrastrutture, e quindi questo fa prefigurare che i tempi non saranno brevissimi, perché per fare questo tipo di interventi ci vorrà comunque del tempo, ci vorranno comunque degli anni. Quindi il problema può essere affrontato da questo doppio aspetto: uno, gli interventi necessari dell'Unione Europea su, chiamiamolo come ci pare, ma una forma di calmieramento dei prezzi; un intervento dello Stato italiano che serva a sostenere il mondo delle imprese, soprattutto il mondo delle imprese che oggi è quello in grande difficoltà. Allora, questo è uno scenario che è molto complicato anche da leggere, perché in questo momento c'è una ripresa economica, e c'è stata soprattutto nei mesi passati, molto importante, dovuta alla fine della pandemia e alla ripresa dei consumi. Questo ha fatto sì che oggi anche il sistema produttivo italiano, per esempio, è un sistema produttivo che ha molte commesse da lavorare, da soddisfare, molti ordinativi. Quindi questa sarebbe una situazione in cui verrebbe da dire che sì, ci potrebbero essere, già ci sono dei segnali positivi sia da un punto di vista dell'occupazione sia da un punto di vista della ripresa economica. Certo, questa incertezza sulle materie prime, in particolare sui costi energetici, rischia di vanificare tutti gli sforzi che sono stati messi in campo e che hanno portato a questa ripresa economica, perché di fatto, per esempio, soprattutto per l'Italia e anche altri paesi europei come la Germania, essendo questi paesi la cui economia è legata molto al manifatturiero, un alto costo energetico fa sì che il sistema delle imprese manifatturiere abbia un incremento di costi che probabilmente non sarà sostenibile a lungo, quindi veramente è una minaccia. Questo del caro energia è una minaccia anche soprattutto sul sistema delle imprese, sulla ripresa economica, e di conseguenza potrebbe avere dei risultati inaspettati anche su una crisi occupazionale o su una crisi dei redditi delle famiglie e delle più in generale dei cittadini. C'è una possibilità molto, molto importante che possiamo cogliere in questa fase, che è quella legata alla transizione energetica. Le scelte vanno fatte oggi perché siano scelte efficaci fra qualche tempo, fra qualche anno. La transizione energetica non è soltanto una maggiore consapevolezza che abbiamo delle risorse naturali limitate che bisogna rispettare il mondo in cui viviamo. Transizione energetica può essere anche una grande volano di sviluppo e di crescita globale.
Certo, qui c'è da investire molto e devo dire che l'Europa con i fondi del PNRR è intervenuta massicciamente. Questa è un'occasione storica anche per l'Italia per avviarsi su un percorso di investimenti e di sviluppo di tutte quelle che sono, diciamo, le energie alternative, la ricerca su queste energie, la diffusione ed anche, secondo me, una maggiore consapevolezza della limitazione, diciamo, di avere risorse limitate e quindi anche cambiare i nostri stili di consumo, i nostri stili di vita, legati di più al benessere piuttosto che alla ricerca sempre costante dei consumi e dello spreco delle risorse naturali. La transizione energetica può essere veramente una risposta che va al di là anche della nostra immaginazione di oggi, perché poi guardate che se si investe troviamo anche le strade per poter trovare risposte anche dove non pensiamo ci siano. Io faccio soltanto, si sente molto parlare di fotovoltaico, ovviamente ed è giusto, si sente parlare molto di eolico, ma non sono solo queste le energie rinnovabili, non è solo questo quello che può rappresentare la transizione energetica. Transizione energetica è anche ricerca sull'idrogeno, è anche ricerca su gas naturali, gas biogas, cioè c'è tutto un mondo di ricerca, di sviluppo, di incentivi che vanno utilizzati bene per creare oggi le condizioni per avere un'energia pulita e a basso costo domani.